quanto riguarda la Bretella alle coste Casello, noi abbiamo nei mesi scorsi già presentato il progetto preliminare, come regione stiamo portando avanti la progettazione esecutiva, anch'essa si realizzerà attraverso una collaborazione anche di compartecipazione finanziaria tra regione e società autostrade. Si tratta di un investimento di circa 18 milioni e mezzo che sono già a disposizione per la realizzazione di quest'opera importante e circa 300-400 metri sopra il ponte Mocarini sarà realizzato anche il nuovo ponte, che ovviamente avrà un grande significato per quanto riguarda la separazione dei flussi di traffico, che ora invece sono tutti caricati su questo vecchio storico ponte che è quello esistente. Direi anche che completamento, diciamo la conclusione di questo contenzioso che in questi mesi, anzi anni ormai, dopo il crollo del ponte Morandi c'è stato tra il governo e la società autostrade, che invece si è concluso, è di buon auspicio anche per quanto riguarda i tempi di realizzazione della terza corsia e contestualmente delle opere connesse e funzionali di cui abbiamo appena parlato. Questo tra l'altro si aggiunge alla realizzazione della nuova strada regionale 69, che è già stata fatta negli anni passati nell'ambito della provincia di Arezzo e che ora è in fase di realizzazione nell'ambito della provincia di Firenze. Proprio nei prossimi giorni si completeranno i lavori del primo lotto, che a partire dal casello d'Incisa, Pian di Rona, arriva sino a Prulli, e poi partiranno i lavori del terzo lotto, sono in fase di progettazione quelli del quarto e del quinto. Quindi direi che il Valdarno in questi anni ha avuto veramente da parte della Regione una grande attenzione, e la stretta collaborazione tra Regione e Comuni ha dato e sta dando dei grandi risultati.